È un istituto molto grande, di oltre 1600 ragazzi, un liceo linguistico e un tecnico economico. Nasce con una grande ambizione, quella di fornire ai ragazzi la possibilità di volare. Il nostro logo è appunto un lombrico che diventa una farfalla e quindi noi vogliamo insegnare ai ragazzi a navigare nel mondo, a volare, senza Icaro, cioè quello che cadeva, non, perché altrimenti le ali poi non sono robuste, le ali devono essere robuste, non per fare appunto dei voli pindarici, ma per cavarsela nel mondo e saper gestirsi in un mondo che è sempre più globalizzato, quindi molte lingue, quindi molta tecnologia e soprattutto molto cervello. Green Game è un'iniziativa che noi abbiamo accettato con piacere, anzi vi ringrazio per questa opportunità, perché soprattutto ci interessa anche sul piano della comunicazione. Una comunicazione, sono tecniche comunicative alle quali la scuola, non tanto la nostra, ma la scuola italiana non è abituata, molto coinvolgenti, molto capaci di interagire con il pubblico. È una tecnica che la scuola dovrebbe in qualche modo far proprio, ma per tornare al nostro tema, noi non facciamo questa iniziativa solo a livello di sensibilizzazione, perché dietro c'è un'iniziativa molto importante, che è quella di una capacità di realizzare, di mettere a regime una raccolta differenziata, cosa che facciamo già da un paio di anni, ma che quest'anno implementiamo con i ragazzi che fanno loro stessi, portano la raccolta ogni giorno, la carta da una parte, quindi diventano responsabili della propria scuola, e questo significa anche diventare responsabili degli ambienti, che non sono soltanto la classe, ma gli ambienti, i corridoi, gli spazi all'aperto. Cioè vogliamo che a partire anche dal riciclo, dalla sensibilizzazione su tematiche del riciclo, di un mondo che è sempre più in pericolo con i rifiuti, si vada poi ad una responsabilizzazione totale, cioè i ragazzi diventano ad esempio responsabili, non fruitori utenti della scuola.